Ah, siamo con Sara Flori, che è stata l'artista che ha realizzato l'opera che andrà al quartiere vincitore di quest'anno del torneo di apertura delle cacce. Sara, intanto ti chiedo un commento tecnico su quest'opera, descrivicela un po'. Allora, è realizzato su tela ad acrilico con qualche rifinitura a matita per ultimare, insomma, i dettagli. E è, diciamo, uno stile un po' fiabesco, quindi una cosa un po' differente dalle opere precedenti. E ho creato questo arciere che viene immerso nel paesaggio e creato dal paesaggio, quindi ha una luna gigante che gli crea l'arco, una delle nuvole che gli crea il gesto del braccio che tira la freccia, una scia di vento che appunto dà il movimento del tiro della freccia. E poi la cosa più importante, che è il fulcro poi del concetto che volevo rappresentare, sono queste radici che partono dal cuore e arrivano fino in basso, dove ho disegnato Montalcino, che per me sta a significare, diciamo, la mia visione su il popolo di Montalcino, che, diciamo, so a quanto tiene a questa tradizione e comunque anche al territorio stesso. E quindi per me erano appunto queste radici che, partendo dal cuore, quindi dalla passione e dall'amore che hanno per questo territorio, vanno fino in fondo, diciamo, scorrono fino alla città di Montalcino. Quindi per me era il significato, era questo qua che volevo dare, ecco. Perché poi, diciamolo, insomma, vivi a Montalcino ormai da 2 anni, quindi non sei proprio di Montalcino, ma sei adottata di fatto. Questo può essere un vantaggio, ma anche un aspetto negativo. Perché? Perché magari c'è più tensione, c'è più aspettativa da parte della gente. Non lo so, non lo so. Però sono stata molto contenta, insomma, ecco, che mi hanno commissionato quest'opera e mi ci sono divertita e mi ci sono impegnata anche tantissimo, perché è una cosa a cui tenevo tanto, ecco, e questo. Che poi il fatto di conoscere già gli abitanti di Montalcino, l'hai detto tu stessa in un'intervista alla Montalcino News, ti ha anche avvantaggiato, velocizzato nel cercare l'idea, trovare l'idea e poi metterla in pratica. No, l'idea mi è venuta quasi fin da subito, ecco, da quando Alessandro mi ha chiamato e mi ha detto, insomma, se volevo fare quest'opera. E io subito ho detto, il concetto che voglio rappresentare è questo, perché la prima cosa di quando sono venuta qua, ho iniziato a frequentare Montalcino, diciamo, il primo aspetto che ho notato della gente di qua, il carattere, ecco, era questa cosa qui, che sono molto proprio attaccati e fieri di abitare in questo bellissimo posto e quindi poi di conseguenza questa tradizione qua. E quindi ho detto, devo rappresentare questo. Poi con una serie di bozzetti, un po' di studi così, sono riuscita a creare questa immagine. Adesso domenica c'è il torneo, ci sarai a vederlo? Credo di sì, vediamo un po' di impegno, ma penso di farcela, quindi penso di sì. Grazie.